Tutto pronto anche per la prima semifinale Under 16. Gunfler a scodellare il disco tra Marchetta e Quartuccio, quindi tra Fox, Legnaro e Milano Hockey Club. Formazione in maglia bianca quella del Legnaro, maglia blu come avete visto nella semifinale precedente dell'Under 12 per la formazione meneghina dell'Hockey Club Milano. Anche qui tra poco andremo a leggere le formazioni. Intanto le due formazioni si scontrano in quella che è la parte alta del tabellone. L'altra, la semifinale, sarà quella tra Asiago Vipers e Dedra Trieste. Si giocherà alle 19.30. Riparte il Legnaro con Guerriero. Il tiro, la parata di Gallivanone, uno dei sicuramente punti di forza della formazione del Milano, che comunque ha tante frecce al suo arco. Formazione allenata quest'oggi da Mattia Mai, visto il forfè del solito coach della franchigia Under 16 dell'Hockey Club Milano. Legnaro che lamenta una diffusa situazione influenzale patita nella settimana e ragazzi rimessi in piedi a suon di antibiotici. Riparte la formazione maglia bianca con Marchette, tiro, deviazione e disco che incoccia sul soffitto qui dell'impianto di via 5, che ancora per oggi e domani sarà teatro delle finali giovanili 2023. 5 categorie suddivise in 2 weekend. 5 gli scudetti assegnati. Anzi, 3 quelli assegnati, 2 quelli ancora da assegnare nell'arco delle 32 partite messe in programma dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici per questa edizione 2022-2023. Delle finali nazionali giovanili. Attenzione, il Milano riconquista il pack in attacco con Bisaiana. Bisaiana perde il pack, Marchette prova al centro, il disco rimane lì, arriva ancora Marchette ma Gallivanone dice di no. Andiamo a leggere velocemente le formazioni per il Legnaro: De Lazzari con il 3, Sesana il capitano con il 7, Guerriero 10, Marchette Mattia con il 13, Malachin 17, Marchette Gabriele 18, Torres 31, Fincato 77, De Angeli 72, portiere Vittorio Miozzi, allenatore il signor Matteo Carron. Riconquista il pack il Milano con Zuccardi Merli. Dall'altra parte il disco pervenuto da Novara a Grandelli, lottano in balaustra Marchette e Novara, entrambi classe 2007 che immagino rivedremo anche le selezioni per un posto nella maglia azzurra in vista degli europei di Charleroi che si terranno nell'ultima decade di luglio. Chiuse ieri definitivamente le iscrizioni, sono 45 le squadre iscritte nei 5 campionati, quindi un bel po' di formazioni, un bel po' di partite. Braccio alto da parte del signor Mancina, non se ne vede Miozzi, ora viene invitato dai compagni ad uscire. In avanti comunque il Milano con Grandelli. Allora con il 5 Bisaiana, 7 Consagra, 12 Novara, 13 Grandelli, 14 Cantù, 24 Bulgheroni che era assente la settimana scorsa, vedremo se sarà regolarmente in pista, aveva un problema ad un ginocchio. Torres intanto porta avanti il disco, lo passa per Guerriero, Guerriero all'indietro ancora per Marchetta. Dicevamo 24 Bulgheroni, 26 Quartuccio, 37 Martinez, 54 Bellia, 77 Cavicchioli, 81 Radaelli, 88 Mariani, 98 Zuccardi Merli. Per la formazione meneghina che in porta schiera Gallivanone e Campagna.
con Gallivanone tra i pali in questa partita. Gallivanone che ha già giocato qui in Serie C. Proprio la finale persa contro gli Esego Vipers. Fallo a Novara. Sgambetto la chiamata del signor Mancina e quindi dopo 4:03 subito un momento importante di questa partita con il Milano a dover fronteggiare un penalty killing. Bellia, Bisaiana e Martinez, i tre scelti da Mattia Mai. Dall'altra parte Torres, Cesana, attenzione Bisaiana parte di gran carriera a tenere il pack contrastato nell'angolo. Bisaiana fa tutto bene, bella la parata di Miozzi, bravo Bisaiana qui a prima tenere il pack, poi uscire facile dall'angolo, un po' troppo facile. Credo che non sarà contento di come hanno gestito questa prima parte di superiorità i suoi Carrone. Torres per Marchette, Marchette ancora per Torres, a pressarlo ancora Bisaiana che poi desiste però per rientrare subito difensivamente nel triangolo assieme a Bellia e Martinez. Ed ancora un tentativo verso la porta di Gallivanone. La conclusione adesso di Marchette, ma arriva la liberazione del disco sulla spatola di Torres. Dicevamo Legnaro fiaccato da una influenza che ha colpito un po' tutti gli effettivi della formazione padovana. Il tiro di Marchette fuori dalla porta di Gallivanone, ripartono in 2-1 Martinez e Bisaiana, ma desiste il numero 37 del Milano. 40 secondi, direi non giocato al momento per nulla in maniera efficace il power play da parte del Legnaro. Anche qui un mezzo fraintendimento tra Marchette e Torres, un cambio delle linee, entra De Angelis, si alza per giocare a box Cesana, Marchette proprio per Cesana, Cesana che passa giù basso per De Angelis, De Angelis ancora per Cesana, ancora per De Angelis, il passaggio, era bella qui l'occasione, Guerriero il tiro fuori dalla porta di Gallivanone, non hanno fatto nulla per 1:40, poi in 10 secondi due occasionissime per il Legnaro. Ma attenzione a Bellia che spinge avanti il disco, lo perde Guerriero, non arriva il pack e il Milano torna in 4. Ha avuto delle occasioni buone per un passaggio per il tiro a porta vuota, ma non si è capito il... C'è intanto un'interruzione del gioco per un casco slacciato. Cambia Novara, non so se sia corretto così o se avessero segnalati 2 minuti di inferiorità. Però il signor Koskuk ha deciso di interrompere il gioco e mandare a cambiare il giocatore. 13:39 sul cronometro, 0-0 con Legnaro che si è bruciato un power per il porte Grandelli. Ora De Angelis per Cesana, Cesana che torna verso la porta di Miozzi. Riparte con Marchette il Legnaro, disco che non arriva a Torres, arriva per primo De Angelis, poi si scontra, si fa recuperare da Grandelli. Grandelli che, anzi da Novara, scusatemi, ah no, Grandelli sì. Lotta con De Angelis, riconquista il pack che ora viene lasciato da Cantù a Zuccardi Merli. 7 minuti se ne sono andati, ancora 12 rotti da giocarsi. Marchette, un dribbling di troppo, Grandelli non tira, non arriva il passaggio al numero 13. Il tiro ancora, disco sull'esterno della rete, rimesso in gioco da Cesana, può ripartire Marchette, si alza il pack. Riparte il Milano pressato, si scontrano tra i due giocatori del Milano, attenzione a Zuccardi Merli, il numero 98, tiro fuori dalla porta di Miozzi. Dall'altra parte De Angelis, c'è Marchette tutto da solo, non arriva il pack per il rientro difensivo di Zuccardi Merli che poi passa a Novara.
Novara riparte di gran carriera, salta De Angelis, ancora Novara tutto da solo, passaggio al centro, intervento difensivo di De Angelis, riparte il Legnaro con Marchetta che lascia al fratello, cambio delle linee, va a complicarsi la vita Marchetta, attenzione il passaggio che non arriva a destinazione, Bisaiana sarebbe stato da solo contro Miozzi. Ancora Marchetta recuperato da Bisaiana, il pack per Guerriero che però non trattiene, visto allora allontanato dal Milano per il controllo di Sesana. Torna sui sei passi il numero 7 dei Fox di Legnaro, lascia il pack a Guerriero, Guerriero che parte da solo ma si allunga troppo il pack lasciandolo così a Zuccardi Merli che torna veloce verso la porta di Gallivanone. Guerriero a pressare ancora, disco per Bisaiana. Zuccardi Merli fa buona guardia sull'uscita del numero 5 del Milano che però si butta il pack in avanti agevolando il rientro difensivo di Sesana, spinto in maniera forzuta in balaustra, anche se non si può dire spinto in maniera forzuta, non mi veniva un altro termine, portate pazienza. Ancora Sesana in possesso del disco in maniera energica, eccolo lì, quello volevo dire, mi è uscito un forzuta che non sapeva di nulla. Ancora il Milano in possesso del pack, siamo vicini a metà frazione, occasioni non limpidissime per nessuna delle due formazioni, nel senso che per i portieri finora ordinaria amministrazione, pack rubato da Guerriero ma arriva Bellia a salvare tutti. Bellia ancora in rotazione, perde il pack, pack che viene recapitato a Torres, Torres che lo lascia a Sesana. Tanti di questi giocatori erano in pista la settimana scorsa qui con l'Under 18. Guerriero, Sesana, Sesana si accentra, lascia Torres, Torres lascia partire il pack, è controllato, non senza alcun problema da Gallivanone che lo passa ora a Kolkuk che va a dire qualcosa al portiere Meneghino. All'ingaggio Guerriero contro Quartuccio. Quartuccio che dopo le fatiche dell'Under 14 in cui praticamente era costretto a fare tutto solo a Novara, intanto dicevo dopo le fatiche della 14 in cui era costretto a far tutto da solo, qui non mi sembrerà vero di essere contornato da un sacco di compagni a cui poter passare il disco. Zuccardi Merli a provare a contrastare Sesana. C'è la fama, il disco viene spazzato via dove può arrivare per primo Marchetta. Marchetta Gabriele con il 18, invece Marchetta Mattia con il 13. Tiro, parata di Gallivanone, poi disco spazzato in angolo dalla difesa del Milano che riparte con Novara. Novara prova a saltare Sesana, ci riesce, il tiro fuori dal palo lungo della porta difesa da Miozzi. Ancora pack in possesso del Milano. Arrivano le indicazioni della panchina, riparte Zuccardi Merli, il tiro, la parata di Miozzi che va a togliere il pack dal 7 di destra e chiede l'intervento dell'asciugatura. E anche questa, per questa seconda tornata di gare, è una novità, mentre invece era un must praticamente la settimana scorsa. Il tempo era molto più umido, molte più le persone all'interno dello stabile, quindi pista leggermente più scivolosa. Tutto asciutto da una parte e dall'altra, quindi si può virtualmente riprendere, ma arriva il time out del Legnaro con Carron che probabilmente vuole chiarire qualcosa con i suoi ragazzi. Andiamo a vedere come sono arrivate le formazioni fino a questa semifinale scudetto.
grazie all'applicativo hockeyinline.fisr.it. Il Milano ha battuto agli ottavi di finale il Novi, poi ha vinto con la Civus Skating ai quarti di finale. Dall'altra parte del tabellone il Fox Legnaro hanno battuto il Bonporto, Bonporto che a suo tempo aveva battuto il Parma, e quindi la semifinale si è così costruita tra Fox e Milano, mentre dall'altra parte, dicevamo, saranno Asiago e Trieste, con Trieste a battere Verona, che prima aveva battuto Tergeste, Asiago a battere Torre Pellice prima e Forlì poi, entrambe per 2-0 nelle serie, con il Forlì che aveva battuto il Monte Belluna. E quindi appunto dall'altra parte la seconda finalista uscirà dall'incontro delle 19.30 di oggi tra Asiago Vipers ed Edera Trieste. Tre le formazioni quindi della zona 2 in questa finale scudetto, e il solo Milano della zona 1, estromesse tutte quelle della zona 3, 4 e 5, anche se la zona 5 non ha fatto un vero e proprio campionato, in quanto Civitavecchia e Bari, mi sembra, non hanno avuto avversari con cui competere, sono state ammesse direttamente al tabellone finale, non senza qualche polemica. Disco recuperato in attacco dal Milano, disco che ora finisce davanti alla panca della formazione meneghina. Sesana a controllare il pack, è Sesana praticamente il playmaker di questa formazione, mentre direi che Gabriele Marchetto è un po' il finalizzatore. Dall'altra parte tanti i ragazzi che possono dire la loro in questo campionato. Milano, direi che senza timor di smentita, è la formazione favorita per questo campionato Under 16. Riconquistato il pack, ritorna Bellia in avanti, controllato da Torres, può ripartire il Legnaro con Sesana, Sesana ostacolato da Cantù, recupera il disco sempre Sesana nonostante l'intervento di Martinez, la parata, poi Bisaiana a lottare con Martinez, Martinez porta in avanti il pacco e la tiro e la parata di Miozzi. 7-25, risultato che non vuole schiodarsi dallo 0-0 di inizio partita. Qui rispetto a quello che avete visto in Under 12, due tempi da 20 minuti e non dovessero bastare. Anche qui overtime in 3-3 di 5 minuti e poi eventualmente tiri di rigore. Zuccardi, Merli a recuperare il pack e riportarlo in avanti per Bulgheroni, il tiro fuori dalla porta dei Miozzi, quindi è entrato in gara anche Bulgheroni, che ricordiamo ha avuto un problema al ginocchio che lo ha tenuto fuori dalla sfida per quanto riguarda la Under 18 Elite. Milano eliminata prima dell'assegnazione delle medaglie nel torneo Under 18. Attenzione a Marchetti, il tiro paratissima qui di Gallivanone. Io avrei giurato che il pack si sarebbe infilato all'incrocio alla sinistra del portiere del Milano, e invece ha messo il guantone a togliere il disco dal 7 e a strozzare in gol l'urlo di Marchetti. 6-43, attenzione, ancora occasione per Guerriero, ancora pack parato dal portiere milanese. Dicevamo che sicuramente la svolta del torneo del Milano in Under 18 è avvenuta nell'intervallo della partita tra Asiago Vipers e Hockey Club Milano, quando il Milano avanti per 5-0. Forse ha pensato troppo presto di avercela fatta, e nella ripresa la formazione di Luca Rigoni ha compiuto una della propria impresa, andando a segno 7 volte prima che sia il Milano che l'Asiago facessero un'altra rete, quindi si è conclusa la partita sull'8-6. L'Asiago che dello 0-5 è passato all'8-5 per poi andare sull'8-6 con la rete negli ultimi secondi del Milano. Guerriero in avanti, riconosciuto dal Bulgheroni, tiro centrale, parata semplice
e quando dico semplice, ripeto, l'ho detto la settimana scorsa, è perché i portieri le fanno sembrare semplici. Da parte di Gallivanone, Cesana, Torres, Guerriero e Marchette per il Legnaro. Cantù, Visayana, Mariani e Bellia per il Milano. Milano che ha provato il tiro proprio con Visayana, tiro deviato sopra la traversa della porta di Miozzi. Pochi tiri da una parte e dall'altra, 4 contro Miozzi, 8 contro Gallivanone. Bello il tentativo di Cesana qui. Uno scontro a centropista, riparte il Milano in 2-1. Il tiro, la traversa di Visayana, il tiro fuori stavolta da parte di Cantù. Disco che dopo aver colpito la traversa ha incocciato sulla spalla del signor Mancina. Se non ho visto male, ma nulla di grave per l'arbitro di Bolzano che è saldamente al suo posto. Riparte Mariani. Mariani, il tiro contrastato dalla difesa del Legnaro. Ultimi 5 minuti intanto del primo tempo, 0-0. Non ci si schioda dal risultato iniziale. Marchetti in avanti fa tutto bene, poi Visayana con le buone, con le cattive, strappa il pacca al numero 18, Visayana, il tiro, la parata e ancora la parata di Miozzi, che dice di no prima del tiro dalla distanza e poi al rebound di Cantù. Entra De Angelis, esce Torres, limitatissime le rotazioni per il Legnaro. Esce Marchette, entra Marchette, esce Guerriero, mentre dall'altra parte sta girando praticamente a tre linee, direi, il Milano, o poco meno. Però finora le conclusioni verso Miozzi sono state 6 e quelle contro Gallivanone 8. Riparte ancora il Legnaro, tiro di De Angelis, bella ancora la parata di Gallivanone. Tagliano i giocatori in attacco, tiro dalla distanza di Novara che non impensierisce Miozzi, che comunque lascia il rebound. Ancora Novara in possesso del pack, all'indietro per Zuccardi Merli. Zuccardi Merli che torna sui suoi passi, il numero 98, metronomo della difesa della formazione rosso-blu allenata da Mattia Mai. Se n'è andato un altro minuto di partita, prende il pack e prende velocità Novara. Ben contrastato in sponda, può ripartire Marchetta dall'altra parte per De Angelis. De Angelis che resiste al rientro difensivo di Novara, poi disco per Cesana inseguito dal numero 13 del... Oh, è bellissimo il gol del Legnaro con Gallivanone imbufalito con i suoi per non aver marcato il giocatore nel centro dell'area, che mi sembra fosse Marchette. No, non ho visto chi ha segnato, però gol di Gabriele Marchette, assist di Cesana se non vado errato, ma adesso attendiamo quello che ci dirà lo speaker qui dell'impianto di Via 5, che niente di meno quello che gli hanno detto gli arbitri, quindi sentiremo chi è l'assist e di chi è il gol che va sull'1-0. Tiro, disco in alto, ascoltiamo. Marchette il marcatore, l'avevamo visto, e l'assist man Ettore Cesana, che si è fatto tutta la pista sul lato destro per poi girare al centro, dove dimenticato da tutti c'era Marchette, che ha toccato il più facile dei dischi alle spalle di Gallivanone, che non l'ha assolutamente presa bene. Riprova a ripartire il Milano, ma viene rubato il pack da Marchette, che poi a sua volta se lo fa rubare da Cantù. Disco che ora va a finire nella stecca di Bellia. Bellia che finge il passaggio a Martinez. Bellia che invece in back poi spedisce a Marchette. Marchette rischia, però recupera il pack. Disco che Guerriero fa tornare all'indietro per Cesana. Cesana che va dietro la porta di Miozzi e fa rifiatare i suoi. Sono 2:50 minuti e secondi che mancano alla fine di questo primo tempo, in cui il Legnaro sta
vincendo per 1-0. Disco all'indietro per Visayana, anticipato bene da Guerriero. Guerriero che va tutto solo, poi passa al primo del Milano che è Martinez. Martinez porta in avanti il pack, disco al centro, deviazione pericolosa di un difensore, ancora Visayana. Legnaro che recupera la posizione difensiva, disco per Martinez. Martinez il tiro alto che esce dal rettangolo di gioco, anzi non esce ma incoccia sulle reti di protezione sopra al plessiglass e quindi è considerato fuori dal rettangolo di gioco. 2:16 sul cronometro, Legnaro 1, Hockey Club Milano 0 nella prima semifinale scudetto Under 16. Il signor Mancina a scodellare il disco, vinto da Quartuccio. Zuccardi, Merli per Novara. Novara per attenzione, una papera qui di Miozzi che si aspettava il passaggio al centro, invece il pack lanciato dal credo numero 54 Bellia, non sono sicuro, o forse da Quartuccio, non lo so. Anche qui attendiamo cosa ci dirà lo speaker per capire chi è stato il giocatore ad aver fatto questo passaggio che poi si è trasformato in un gol per intervento poco avveduto da parte di Miozzi. Gol di Quartuccio, assist di Novara, occasione da una parte e dall'altra, adesso partita che si è accesa tutto un colpo. Il botta e risposta ha tolto la tensione. Riparte il Legnaro ma riconquista il disco Zuccardi Merli, disco che arriva a Quartuccio, autore della rete che ha impattato l'incontro dopo il vantaggio al termine di una bella azione sull'asse Sesana Marchette. 1:20, disco lungo per Cantù. Milano che anche qui usa il passaggio lungo per il giocatore alto, poi il inserimento, può ripartire il Legnaro con Torres marcato in qualche maniera da Visayana, forse anche un po' oltre il limite. Attenzione al centro, Milano che lascia qualche buco difensivo. Marchette ancora il disco al centro, arrivano Cantù, adesso 2-1, Cantù e Quartuccio, Cantù il passaggio per Quartuccio che è andato troppo verso la porta di Miozzi. Passaggio dall'altra parte, c'è a terra Cantù e arriva il fischio del signor Colcook con il disco che era sulla spatola di Torres. A terra Cantù. Intervento del dottor Bau per vedere come sta il numero 14 del Milano che lamenta un dolore alla spalla se non vado errato, però andremo a capirne di più tra poco, speriamo ovviamente che non sia nulla di grave per l'assistente del Hockey Club Milano Giorgio Cantù. A livello della clavicola forse lo scontro prende fiato, comunque Cantù riceve il bastone dal buon dottor Bau e tutto a posto. Ingaggio al centro, 42 secondi, Bellia, Visayana, Novara e Mariani in pista per il Milano. I due fratelli Marchette più Sesana e De Angelis per il Legnaro. Riparte il Milano con Bellia, Bellia al centro per Novara, il tiro, stavolta la parata di Miozzi che con il guanto toglie il disco dal palo lungo. Si scontrano Torres, anzi Sesana e Visayana. De Angelis a pressare profondo l'avversario. Si scambiano bene il disco Novara e Bellia, ancora Novara in possesso del pack, 10 secondi, quindi probabilmente l'azione per un ultimo tiro del Milano. Novara che finge il tiro, poi lo prende, passaggio, tiro al centro, Marchette.
ferma in qualche maniera il puck, poi lo allontana per non correre alcun rischio. Arriva la sirena a dire che il primo tempo di Legnaro Milano va alla storia con il risultato di 1-1. Marcatori per il Fox Legnaro Gabriele Marchette e per il Milano Quanta Riccardo Quartuccio. 9 i tiri contro Miozzi, 10 contro Gallivanone, quindi sostanziale equità anche nei tiri scagliati contro le porte avversarie. Una piccola pausa e a tra poco.
Riprendiamo la linea per il secondo tempo di Legnaro Milano e subito una giusta precisazione. Il Bulgheroni in maglia 24 del Hockey Club Milano è Luca Bulgheroni, invece io in maniera inopportuna ho detto che si trattava del fratello Alessandro, invece Alessandro è ben più vecchio e quindi non può giocare in under 16 ma solo in under 18. Mi aveva tratto in inganno dicendomi che ci saremmo visti la settimana prossima, ma non avevo colto il fatto che il suo sarebbe stato un ruolo solo da spettatore, non da giocatore. E quindi ha perso l'occasione di giocare per il problema al ginocchio. E quindi, ripetiamo, il giocatore in pista è il fratello Luca Bulgheroni con il numero 24. In pista per le due formazioni, da una parte Quartuccio, Novara, Zuccardi, Merli e mi manca l'ultimo giocatore che è il numero 13 Grandelli, dall'altra Guerriero, Marchette, Sesana e Torres, Gallivanone nella porta del Milano, Miozzi nella porta del Legnaro, il signor Mancina a scontrare il disco per il secondo tempo che vale la finale scudetto della categoria Under 16 stagione 2022-2023. Scivola nell'angolo Novara, poi disco in back verso Zuccardi, Merli che controlla il puck ma gli viene rubato per un attimo da Marchette. Ancora il Milano a controllare il disco nell'angolo con Novara, finta di corpo, poi riparte, disco per Quartuccio, la parata ma non trattiene il puck Miozzi e quindi può ripartire il Legnaro con Sesana che però torna sui suoi passi, disco per Torres. Molto più tattica la formazione del Legnaro, riparte Sesana con Mai a gridare di chiuderlo dalla panchina, c'è il braccio alto di Koikuk, l'abbiamo intuito perché non avevamo visto in presa diretta la segnazione del fallo, ostruzione come avete visto inquadrato dalle telecamere di X1 Multimedia, partner dell'evento, con il Massimiliano primo a effettuare le riprese. X1 Multimedia che sarà impegnata anche agli europei di Charleroi. Ma torniamo in presa diretta, il Legnaro con il secondo power play, fallo al numero 26 Quartuccio e quindi nuova occasione in power play per la formazione in maglia bianca allenata da Matteo Carron, disco che viene passato da Marchette a Sesana. Sono De Angelis e Guerriero gli altri due in pista, a box i quattro, il tiro che incoccia e poi va sulle reti, incoccia sul pattino di Bellia e poi va sulle reti di protezione con quindi l'interruzione del gioco da parte del signor Koikuk che si piega a raccogliere il disco, a rimetterlo poi in gioco Marchette, pressato subito da Visayana, lo ostacola, scivola Visayana, rientra nel triangolo difensivo disegnato da Mattia Mai, si è messa ora a rombo la formazione del Legnaro ma si sposta nuovamente a box, Marchette e Guerriero dalla parte nostra della telecamera, dall'alta per il tiro al volo i due giocatori destri De Angelis e Sesana. Eccolo Sesana, il tiro a cercare il buco numero 5, ma arriva pronta la risposta di Gallivanone, che dice di no. Se ne sono passati i primi 62 secondi di power play. Intanto arrivano a trovarci in tribuna di commento i nostri ospiti VIP. Il ragazzo con la maglietta stretta e la sua bellissima figlia, 17:50 sul cronometro, il tentativo rebound, disco fuori dal limite del plexiglass e quindi fischio degli arbitri, 40 secondi prima del rientro di Quartuccio, disco scodellato ancora da Koikuk, recuperato dal Legnaro con Sesana che passa a Marchette. Marchette profondo per Sesana, Sesana che va verso la porta di Gallivanone, poi disco rimane lì,
messo giù da Sesana, pressato da Visayana. Marquette per Guerriero, Guerriero per Marquette, Sesana, il tiro al volo, la parata di Gallivanone, disco nell'angolo conquistato ancora dal Legnaro con Marquette, carica il tiro fuori dalla porta di Gallivanone alla destra del portiere in maglia numero 27 del Milano. Finita intanto la penalità di Quartuccio, quindi squadra in 4 contro 4, poco efficace stavolta il power play del Legnaro, che poi ha subito un'occasionissima con De Angelis che fa un bellissimo movimento davanti porta, ma poi non trova il pertugio giusto per infilare il secondo disco alle spalle di Gallivanone. Partita, ricordiamo, che definirà quella che è la, o quella che sarà la prima finalista di questo campionato nazionale under 16 promosso dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici per questa stagione 2022-2023. Ultimo, anzi penultimo atto della stagione per questa categoria per quanto riguarda le formazioni di Legnaro e Milano, mentre ci sarà la semifinale tra Asiago e Dedra Trieste. Dall'altra parte del tabellone Marquette, Torres ad incrociare, può ripartire Milano 3 contro 1. Attenzione Cantù, il tiro egoista qui, il numero 14 ha spinto il contropiede, recupera il pack Mariani ma lo butta in sponda malamente, poi cade Torres, il disco rimane lì tra i pattini di Mariani e il bastone di Torres, alla meglio Mariani che esce in bello stile, poi scivola il numero 88 del Milano che comunque mantiene il possesso del disco, non lo passa all'indietro sulla pressione di Torres e poi lo perde, ma arriva il recupero di Novara. Si stanno un po' ostinando tutti nel giocare da soli qui i giocatori di Milano e Legnaro, ora scivolano Sesana da una parte e Cantù dall'altra, disco per Mariani, prende il tiro, non arriva, contrastato, ancora disco per Mariani che passa all'indietro per Quartuccio e quindi si riprende con il disco dietro la porta di Gallivanone, disco per Novara, Novara per Mariani che però lascia passare il disco che ora è preda di Torres che si addormenta e lo lascia a Mariani, pressato da De Angelis, disco fatto correre in balaustro dei giocatori del Milano che lo riportano in avanti con Novara, numero 12 del Milano, Nicola Novara, il capitano della formazione meneghina. Mariani dietro la porta di Miozzi, disco al centro per Cantù, si sistema il pack, poi prova a respingerlo in qualche maniera Miozzi e il disco in realtà rimane lì e quindi è facile preda del portiere numero 30 del Legnaro, Vittorio Miozzi. Ricordiamo le reti nel primo tempo, Marquette per l'1-0 del Legnaro e Quartuccio con la involontaria collaborazione della difesa del Legnaro per l'1-1. Marquette al centro, il tiro e il gol di Guerriero, non trattiene il pack Gallivanone. Bella l'azione di Marquette che ha insistito dietro porta per andare a prendersi un disco che era virtualmente perso, lo ha recuperato e passato al centro abbastanza a memoria direi per il tiro al volo di Guerriero che ha bucato Gallivanone dalla parte del biscotto, direi pack che è passato se non sbaglio sotto l'ascella destra di Gallivanone, ma andremo a rivedere meglio il rallenti per capire dove è passato il pack. Ancora Milano ad inseguire, quindi e ancora Fox in avanti. Nel primo tempo non è durato moltissimo il vantaggio della formazione padovana, Visayana ad ostacolare l'uscita del Legnaro, Marquette, tiro, block shot da parte del giocatore del Milano, riparte ora il Milano con Martinez, Martinez per Bellia, Bellia non riesce a passare a Visayana, allora può ripartire il Legnaro ma il disco va all'indietro per Marquette, lo perde invece Sesana in favore del subentrato Bellia, Bellia per Martinez,
Martinez nell'angolo, inseguito da Marquette che gli ruba il pack. Poi a controllare il disco Sesana, capitano della formazione padovana. Disco troppo lungo per Marquette. Stanno giocando in 6-7 giocatori al massimo, quelli del Legnaro. Direi che non ho mai visto in campo finora fincato Malachin e De Lazzari. Quindi su 9, stanno giocando veramente in 6. Passaggio lungo per Bulgaroni che non recupera il possesso del pack. Poi in l'angolo a lottare con l'avversario esce Sesana, ma perde ancora il pack. Il Legnaro messo al centro da Bulgaroni in qualche maniera, cercando anche male una deviazione fortuita al centro. Quartuccio recupera e passa all'indietro per Zuccardi Merli. Rimane in pista il piccolo Marquette, superato da Quartuccio. Tiro parata stavolta da Miozzi. Marquette Gabriele a recuperare la posizione tra la porta. Un numero sulla porta di Miozzi, un rischio che io da allenatore non sopporto, ma qui faccio il commentatore, quindi è andata bene a Marquette, che ora passa a Sesana. Sesana ancora a Marquette, si passano il disco lì due in maniera insistita, non lo perdono per il subentro di Torres con il numero 31 in back per Sesana, ma sta scherzando troppo con il pack lì in zona pericolosa il Legnaro. Guerriero prova il tiro, ancora Guerriero a recuperare il pack, anticipa Zuccardi Merli, poi Guerriero con il disco sul rovescio si gira bene, disco al centro, non arriva la deviazione di Torres, era stato bravo qui Guerriero. Riparte il Milano con Bulgaroni, Bulgaroni per Quartuccio, poi il disco rispedito dall'altra parte, parato da, attenzione qui Gallivanone stava facendo un pasticcio, disco che viene portato avanti da Bulgaroni, anzi Quartuccio, perché Bulgaroni era davanti porta. Novara al centro per Quartuccio, tiro parata di Miozzi e fischio del signor Mancina. 8:31 passati in questa ripresa, con il Legnaro avanti per 2-1 in virtù della rete segnata da Mattia Guerriero al 5:18 del secondo tempo. E arriva il time out del Legnaro, chiesto dalla panchina governata da Matteo Carron. Legnaro che ha vinto la classifica parziale della zona 2, arrivando a pari punti con l'Asiago, ma sopravanzandolo in virtù di una miglior differenza reti. Parliamo di 100 eroti gol di differenza reti per entrambe le formazioni, ma meglio quella del Legnaro. Adesso vado a dirvela precisamente, se non riesco a incartarmi qui sull'applicativo. La classifica della zona 2. Il Legnaro aveva 122 reti di differenza, ovviamente positiva. L'Asiago 120. Tiro palo esterno colpito da Visayana. Riparte in avanti De Angelis. Non legge bene il giro del disco il giocatore del Milano, che era Bellia. Ancora De Angelis prova a tirare in back, giocatore formatosi nelle fila del Treviso, se non vado errato. Marquette prende velocità, poi contrastato in qualche maniera da Visayana, che è sempre, a parer mio, un po' al limite dell'azione difensiva. Usa molto il bastone il numero 5 del Milano. Sesana va a farsi male sul contrasto di Visayana prima e di Cantù poi. 10:53. Andati altri 50 secondi rispetto al precedente aggiornamento del cronometro, mentre il Milano ha vinto ampiamente con il doppio dei punti la classifica del girone 1. 36 punti per il Milano, 18 per il Torre Pellice, 0 per il Novi. Tiro dalla distanza di Bellia, recupera il pack, ma scivola Torres a
lottare con lui Mariani, tiro che viene, va fuori dalla porta di Miozzi e colpisce sulla gamba Mancina. Praticamente hanno già colpito sia il busto che le gambe. Mancina non fortunatissimo questo esordio di finali giovanili per il buon arbitro di Bolzano. Disco all'indietro per Marchette, pressione di Cantù, Marchette che esce dietro porta, prova ad allungarsi il pack, non ci riesce, pack girato dall'altra parte per Torres che non si avvede del fatto che il disco sia più veloce rispetto alla sua patinata. Può ripartire il Milano, ma Marchette ha buona ragione nel buttare il disco nell'angolo. Arrivano Torres e Mariani, anzi Sesana e Mariani. Sesana esce con il pack, poi esagera, lo perde, ma arriva Marchette ad aiutare. Ancora stessa cosa dall'altra parte, ancora Torres a perdere il pack sulla rotazione in balaustra. Disco riconquistato da Mariani che con il numero 88 va dietro la porta di Gallivanone. Siamo nell'ultimo quarto di gara. Ricordiamo che stanotte i Denver Nuggets hanno vinto agevolmente sui Miami Heat 3-1 per la formazione di Denver, mentre nell'hockey ghiaccio siamo sul 2-1 per Vegas. Anche qui 2-0 e invece i Florida Panthers hanno fatto loro l'ultima gara all'overtime. Riparte però il Legnalo con Sesana, Sesana contro Zuccardi Merli, bella la posizione difensiva del numero 98 del Milano che costringe il Legnalo a tornare all'indietro. Ricordiamo che dopo di questa partita ci sarà la seconda semifinale scudetto under 12 tra Asiago e Ferrara per decidere chi andrà ad incontrare il Milano nella finalissima per l'assegnazione dello scudetto under 12. Ferrara che ha dominato la zona 3, Asiago ha vinto bene la formazione della zona 2. Attenzione, il tiro fuori di Marchette. C'era un buon passaggio dall'altra parte per De Angelis, ignorato però dal compagno in maglia numero 18. Allora si alza la pressione del Milano che con Novara va a prendere Sesana. Rischiano sempre lì i giocatori del Legnaro, ma finora hanno avuto buon gioco. Il Milano alla pressione profonda, disco lungo nell'angolo, arriva per primo Zuccardi Merli contrastato da De Angelis. Prova a rubargli il disco, ma esce bene il ministro della difesa del Milano, il buon Brando, con il numero 98. Tiro e il gol a tutto campo di Novara, che beffa Miozzi dalla parte del guantone, esplode la panchina del Milano anche qui. Gol tutto sommato facile, se così si può dire. Da centropista di Novara a mezza altezza c'era un velo davanti porta, ma non credo sufficiente a far sì che quel disco non potesse essere intercettato in qualche maniera o da Miozzi o dalla difesa del Legnaro. E con 7:53 sul cronometro è tutto assolutamente da rifare anche in questa partita. Ricordiamo che la partita di prima dell'Under 12 si è conclusa all'overtime con il gol di Rizzoli. Vediamo come andrà questa. Disco ancora in avanti del Milano, parata stavolta di Miozzi. Zuccardi Merli, l'assist Novara, il gol 98-12. Disco per Bisaiana, tiro, block shot da parte di Sesana. Disco lungo, intercettato da Martinez che però scivola. Sarà da dare un'asciugata lì in quella parte del campo. Ho visto più di un ragazzo scivolare, non so se problemi con le ruote o veramente di aderenza della pista. Sesana dietro la porta di Miozzi. 7:20 sul cronometro e le squadre sono ancora nuovamente in parità. Due volte avanti Legnaro, due volte Milano a recuperare. Attenzione, disco rubato da Martinez, c'è Bisaiana dall'altra parte. Non arriva il pack per Bisaiana per la disperazione del qui presente Meneghino GT. Meneghino, per modo di dire, nato a Cremona, ma non vi do altre informazioni. Il 24-8-78. Basta, non posso dire altro, sennò poi mi prendo una denuncia dal gestore della privacy. Qui ancora
Bellia a cercare il tiro dalla distanza. Bellia a recuperare il pack ancora dal centro. Bellia invitato al tiro. Miozzi non trattiene. Stavolta c'era Cantù a infastidirlo. Guerriero perde il disco. Cantù il tiro. Il palo. Aveva esultato la panchina del Milano. Disco sembrava potesse entrare, ma riparte il Lignano con Sesana. Sesana da solo il centro. Disco non arriva a Marchetta. Riparte il Milano con Bellia. Bellia per Cantù, sarebbe al centro. Martinez traversa, prende il tiro Visayana. Un momento di grossa difficoltà per il Legnaro, con il Milano che sta tirando un po' da tutte le parti. Disco al centro, Cantù prende il pack, ora il pack all'indietro per Bellia. Tutti che gridano di tirare, tirare, hanno capito il momento di difficoltà del Legnaro. Il tiro, la parata di Miozzi. Tutti che guardano verso la panchina, quelli del Legnaro, escono Marchetta e De Angelis, entrano Torres e l'altro Marchetta, restano in pista Stoici, Sesana e Guerriero. 5 e 45 da giocare. Una decina abbondante di giocatori messi in pista da mai, 6 dall'altra parte. Quelli, attenzione, Novara, il gol direttamente dall'ingaggio. Disco uscito verso lo slot, tutto solo. Nicola Novara mette alle spalle di Miozzi, stavolta assolutamente incolpevole, mentre è decisamente più additabile la difesa complessiva del Legnaro, che ha lasciato il giocatore tutto solo al centro dello slot. E per Novara il tiro di prima intenzione che si è infilato sotto al biscotto di Miozzi, tra biscotto e gambale, per il primo vantaggio del Milano, che ora è avanti per 3-2. Due volte sotto il Milano, due volte capace di rimontare. Attenzione a Marchetti, insiste, va a prendersi il fallo. Braccio alto da parte di Mancina, non se n'è accorto il giocatore in possesso del pack. E qui arriva il fischio contro Marchetti, che è andato a farti vedere 7-8 volte il tentativo di alzare il bastone. E Mancini ha fatto segno, di fatti 4, ne ha fatti 4, ne ho fischiato 1. Colpo di bastone e attenzione, ora momento topico dell'incontro con il Milano in power play. Milano in power play che può portarsi a più 2, che potrebbe essere una sentenza per l'esito di questa semifinale. Sì. 5-27, ingaggio vinto dal Milano. Milano che schiera Visayana, Novara, Cantù e Bellia a box, anche i 4 scelti da Mattia Mai per questa semifinale scudetto. Cantù per Novara, il tiro fuori dalla porta di Miozzi stavolta da parte di Cantù. Ancora il numero 14 del Milano a portare il disco dall'altra parte. One timer, attenzione, mamma mia, Miozzi è in un momento di difficoltà. Porta via il disco Sesana, Sesana che prova a ributtarlo all'indietro ma non ce la fa contro due giocatori del Legnaro. Poi arriva Torres a tenere bene il pack usando bene il corpo. Disco all'indietro per Guerriero. Ricordiamo che il Legnaro ha fuori il suo marcatore principe, anche se quest'oggi ha segnato una rete delle due. Gabriele Marchetta, Cantù, parata con il casco da parte di Miozzi. 57 secondi prima del rientro di Gabriele Marchetta. Cantù, disco per Bellia, ancora per Cantù, il tiro deviato da Sesana con il ginocchio di sinistra. Ancora a passarsi il disco i due giocatori alti del box, voluto da Mattia Mai. Il passaggio per Cantù, entra il tiro, ancora la stecca di Sesana a dire di no al tiro, a cercare di rinviare il disco Torres, ma sono sfiniti i giocatori del Legnaro, non hanno proprio veramente più gambe. Disco per Bellia, Bellia per Cantù, Cantù per Novara, autore del gol del sorpasso. Novara, il tiro deviato, rete sopra la protezione in plessiglas e quindi ingaggio in zona per la formazione del Legnaro, che deve cercare di uccidere altri 16 secondi che separano la formazione allenata da Carron dal rientro di Gabriele Marchetta.
Ingaggio tra Visayana e Guerriero, allontana il pack ma non di molto la formazione del Legnaro. Pack riconquistato da Novara che dall'angolo esce, lo passa a Cantù, disco per Bellia, tiro, block shot da parte di Torres. Torres rientra intanto Marchette, che potrà ora dire la sua in questi ultimi tre minuti. Direzione Noara, bene, ma bravo anche Sesana a digli di no. Sesana in avanti per Guerriero, mancano un po' le gambe in questo momento alla formazione allenata da Matteo Carron, dicevamo tutti vittima di un attacco influenzale in settimana e qui a giocare in pochi, quindi ovviamente adesso viene a mancare, vengono a mancare le energie e il fiato dopo 37 minuti di gara. Qui un mezzo fallo di Visayana, ancora Visayana a contrastare, qui ci stava ancora il fallo. Disco al centro e arriva Gallivanone, mezzo sgambetto e una bastonata, quindi diciamo che mezzo fallo più mezzo fallo poteva indurre uno dei due arbitri ad alzare il braccio, ma non sono stati dello stesso avviso né Kolkuk né Mancina, che hanno lasciato proseguire l'azione e ora si riprenderà con un ingaggio alla destra di Gallivanone. 2:43, Milano avanti di una rete in virtù del gol di Novara di un paio di minuti fa. Sesana in possesso del disco, viene preso da Marchette, affrontato da Novara. Marchette si allarga sulla linea di fondo, disco al centro per Guerriero, che però non riesce a prendere il pack. Il tiro ancora di Marchette fuori dalla porta di Gallivanone, disco al centro, può ripartire il Milano con Grandelli, deviazione e disco sulle reti per un altro ingaggio quando sono 135 i secondi che separano Milano dalla finale scudetto, in cui incontrerà una delle due tra Asiago Vipers e Delta Trieste, squadre che giocheranno alle 19:30. Vinto l'ingaggio dal Legnaro, ma poi perde il pack De Angelis, disco che sibila davanti alla porta di Miozzi. Sesana, disco al centro per Quartuccio che non controlla, altrimenti avrebbe avuto una grandissima occasione. Ancora Quartuccio, la deviazione per Cantù, mani nei capelli per GT, e qui fa vedere tutta la sua milanesezza, se non si può dire, anche se non si può dire milanesità. Riparte il Legnaro con Marchette, attenzione Marchette, block shot da parte di Zuccardi Merli, Brando Emilio, due cognomi due nomi per il simpatico giocatore in maglia 98. 1:32, toglie il portiere il Legnaro, anzi no, ritorna tra i pali Miozzi, una finta clamorosa che ha destabilizzato un po' tutti. Ora si esce, Marchette non se ne avvede, tira dalla distanza invece di fare possesso. 5-4, disco all'indietro per Torres, siamo quasi nell'ultimo minuto di gioco. Torres a tenere il disco centralmente, disco per Marchette, poco traffico però davanti alla porta di Gallivanone, non so come possono pensare di essere efficaci in questa maniera i giocatori del Legnaro. Infatti Cantù prende la mira e butta in rete il gol che con 52 secondi sul cronometro può valere la finale scudetto per la formazione allenata da Mattia Mai, che si porta sul 4-2 dopo aver per due volte recuperato lo svantaggio, prima sull'1-0 e poi sul 2-1. 52 secondi, Legnaro 2, Milano 4, davvero poche ora le speranze per la formazione in maglia bianca di poter ricucire lo strappo creato dal gol di Novara al 34:18. Marchette al centro, ancora Mariani a portare in avanti il disco, lascia il disco alla corrente Novara, il tiro, il gol, e adesso grandina, come si suol dire, dalle parti di Miozzi con Novara, lanciato da Mariani, il tifoso VIP a stracciarsi la maglietta bianca e a far vedere un tatuaggio con scritto I love HCM sulla schiena. Pubblico di fede milanese in visibilio, ovviamente tutt'altro umore dalla parte del pubblico del Legnaro,
sotto 5-2 e quindi possiamo dire senza timore di smentita che la prima finalista della categoria Under 16 è l'Hockey Club Milano. Disco riconquistato da Marchette, il tiro, la parata di Gallivanone, sono 21 secondi, tutto avanti, il Legnaro, disco per Sesana, il tiro, la deviazione, erano in 4 praticamente sotto i cerchi quelli del Legnaro, 3 del Milano che provavano ad andare in contropiede e non è arrivato il gol del Legnaro, 14 secondi e 2 decimi sul tabellone, ingaggio vinto dal Legnaro. Marchette nell'angolo contrastato da Bellia, inizia il countdown della formazione, per la formazione meneghina c'è un fallo chiamato da Koikuk con 4 secondi e 5 decimi sul cronometro, esce il giocatore del Milano Bellia, carica scorretta. Carica scorretta e quindi il Milano finirà in 3 questo primo tempo, che comunque manda la formazione di Mattia Mai in finale scudetto, battuto il Fox Legnaro, testa di serie numero 1 nel ranking. Facce deluse ovviamente tra i ragazzi padovani, gioia incontenibile per quelli in maglia rosso-blu che festeggiano stretti attorno al portiere Mattia Gallivanone. Ricordiamo le marcature: Marchette, poi Quartuccio per l'1-1, poi il 2-1 di Guerriero, il 2-2 di Novara a 7 dalla fine, poi ancora Novara al 6 dalla fine, quindi un minuto qualcosa dopo, per il 3-2, il 4-2 in empty net da parte di Cantù e ancora Novara a firmare la tripletta personale per il 5-2 che manda agli archivi questa semifinale, che dice che Legnaro è stato sconfitto per 5-2 dalla formazione milanese dell'Hockey Club Milano. Tra poco la seconda semifinale Under 12, a giocarsela saranno Asiago Vipers e Hockey Club Ferrara, o Ferrara Warriors che dir si voglia, o Ferrara Hockey, per appunto vedere chi andrà a incontrare il Milano in finale scudetto Under 12. Ci sentiamo tra poco, grazie e a tra qualche minuto.